Maurizio Gherardini, bentornato a Forlì, per noi è un piacere averti di nuovo qui, anzi bentornato a quella che è e sarà sempre casa tua, ovvero l'Unieur Arena. Cosa si prova a tornare a casa? È sempre una sensazione speciale, è sempre così, un mix di ricordi, il piacere di stare in mezzo a persone che si conoscono, appassionati di basket, è un piacere di essere nella tua città, quando giri il mondo tutto l'anno le possibilità di venire a casa sono talmente poche che se poi si traducono anche venire in un ambiente come questo che ho avuto la fortuna di seguire fin dai primissimi passi, direi che sono sensazioni molto piacevoli. Rimettere piede al Palafiera. C'è sempre l'aspetto, chiamiamolo superstizioso, ha sempre portato bene in questi ultimi. Quindi bisogna portare avanti la tradizione, ecco, questo sempre. A tal proposito, a nome della società, visto che noi siamo onorati di averti sempre qui, volevamo omaggiarti questo piccolo pensiero, di questo abbonamento, che vuole essere un omaggio simbolico per farti capire che l'Unieur Arena è sempre casa tua. Quindi grazie, questo è tuo da parte del presidente e da parte di tutta la società. Vi ringrazio. Approfittiamo anche per chiederti, insomma, vista la tua esperienza, un piccolo giudizio tecnico sulla squadra. Hai avuto modo di vedere un po' il roster, se l'abbiamo completato in questi giorni, quindi che idea ti sei fatto della squadra? Ma credo che sia una squadra che ha una, chiamiamola, la base di esperienza con i, chiamiamoli, tre stranieri più il capitano. Credo che quella sia la base, chiamiamola, su cui viene poi costruito tutto il resto del discorso. Credo che sia, visto sulla carta, un campionato molto equilibrato. Sempre difficile parlare ad agosto, però insomma la sensazione è che sia una squadra che ha le qualità per combattere per certi obiettivi di minima, senza dubbio quello di non rimanere impantanato. Il primo obiettivo credo quello di evitare di essere invischiati in un discorso un po' meno dell'anno scorso. Sì, quello deve essere il primo obiettivo. Poi se uno riesce a rimanere così, coi piedi per terra e lavorare sui giovani, migliorare pian piano la chimica, il resto viene. L'importante è non caricarsi di aspettative eccessive. Sapere di partenza che sarà un campionato equilibrato, difficile, duro, che ci saranno momenti positivi, momenti negativi, è giusto mantenere un certo tipo di equilibrio perché, ripeto, è una stagione molto lunga, però non porsi un limite ma vivere tutto con molta umiltà, senza farsi prendere dal panico per una partita andata male o per qualcosa che non va. Bisogna la qualità per combattere per l'obiettivo stagionale. Cioè. Grazie per la tua disponibilità e ti aspettiamo presto all'Unieur Arena. Prego, grazie.